Grande fratello, Barbara Alberti pare che sia proprio in ospedale. Io avevo parlato di Barbara Alberti. Barbara Alberti è una bella signora, ha 76 anni, è un personaggio televisivo, è una intellettuale, 76 anni portati bene. Però in una recente trasmissione di Grande Fratello, diciamo che aveva accusato un malessere perché c'era stato un qualche battibecco che aveva disgustato Barbara Alberti. Barbara Alberti si era sentita male e per cui poi è stata portata in ospedale. E Barbara Alberti, 76 anni, portati molto bene, è una intellettuale, un intellettuale. Ora, tu, grande fratello, che no, no, non puoi, almeno per il momento, non puoi più ospitare Barbara Alberti, ricordati che c'è Serafino Massoni, c'è Serafino Massoni. Se tu, grande fratello, mi paghi le spese, andata e ritorno e pernottamento. Io non so dove sei tu, grande fratello, non lo so, perché io non le guardo certe trasmissioni televisive. Io sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici e poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici. Allora uno, con il mio status giuridico intellettuale non le segue certe trasmissioni. Tuttavia, potrei fare uno strappo alla regola, grande fratello. Io posso venire da te, capito, grande fratello? Se tu, mi paghi le spese di andata e ritorno e di pernottamento, vitto e alloggio, pernottamento dove sei tu, capito, grande fratello? Io posso riempire il vuoto lasciato da Barbara Alberti, 76 anni. Io sono Serafino Massoni e di anni ne ho 80, però ancora mi difendo. Vedi, grande fratello, questa mia opera storico-mitologica, La stirpe del serpente, ora grande fratello, sta in tutte le librerie. E tu, grande fratello, vai subito a comprarne una copia, grande fratello, capito? Se poi non vuoi comprarne una copia, grande fratello, tu mi inviti alle tue trasmissioni, mi paghi spese di viaggio, vitto e alloggio, e io ti porto gratis una copia di questa mia opera storico-mitologica. Capito, grande fratello? Se vuoi colmare il vuoto lasciato da Barbara Alberti, tu chiami Serafino Malzoni ed io nella tua trasmissione, grande fratello, parlo al pubblico di come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Ok, grande fratello? A te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni e a Barbara Alberti tanti auguri di pronta guarigione.